Ciao ragazzuoli e bentornati qui su Bricknaus. Io sono Simone e ogni settimana vi racconto le news e i rumors del mondo Lego. E oggi vi racconto una roba fantasmagorica, ovvero il nuovo set Lego Ideas Typewriter, la macchina da scrivere 21327, appena rilasciato. 42. Questo set, e come tutti gli altri vincitori di Lego Ideas, si è fatto attendere per ben un anno intero. In questo caso è veramente un anno pieno, ma finalmente è arrivato, lo possiamo vedere ed è qualcosa veramente di eccezionale. Il set Lego Ideas Typewriter 21327 è stato annunciato tra i vincitori della Third Review 2019, un anno fa, assieme alla casa di Mammo Perso l'Aereo e al solito set da serie televisiva di Seinfeld, la serie televisiva americana, e realizzato da Brent Waller, che conosciamo bene oramai per tutte le sue meravigliose creazioni, oltre che alla Ecto 1, uno dei primi set Lego Ideas usciti. Questa spettacolare macchina da scrivere riprende una versione vintage molto vecchia, addirittura utilizzata anche dal fondatore di Lego, Ole Kirk Christensen, ed è composta da ben 2079 pezzi e riproduce in scala 1:1 la vera macchina da scrivere, tant'è che la base quadrata è di 27x27 cm ed è alta 12 cm. Come sta accadendo un po' in tutti gli ultimi set Lego Ideas, anche questa spettacolare macchina ha alcuni meccanismi interni che la rendono molto interessante e molto appetibile, ovvero è presente tutta una sezione di ingranaggi al suo interno che permettono, tramite la pressione delle varie lettere, di alzare un pistoncino centrale. Si alzerà sempre e solo quel pistoncino, per cui tutti gli altri braccetti con le finte lettere, diciamo così, rimarranno fermi, e questo pistoncino centrale si alzerà, si abbasserà ogni volta che premiamo una lettera, per simulare, per mimare un po' il funzionamento di una vera macchina da scrivere. Ma non solo, perché mentre premiamo le varie lettere, il carrello con il foglio di carta si sposterà verso sinistra come una vera macchina da scrivere. E non solo, perché in questo rullo che si sposta potremo inserire un vero foglio di carta A4, ovviamente, o anche più piccolo, che girerà attorno al rullo come in una vera macchina da scrivere. Inoltre è presente questa sorta di fettuccina, quindi immaginiamo che sia un po' come le vele del catamarano Lego Technic, quindi una fettuccina di plastica prestampata da Lego con una banda rossa e una banda nera, e che simulano il feltrino con il colore che veniva utilizzato per le lettere, con un piccolo switch laterale per alzare o abbassare questi due colori. Per chi è giovane, comunque anche chi ha già una certa età, probabilmente non ha mai visto questo tipo di macchina da scrivere, e quindi muovendo questa piccola levettina si poteva alzare di un pochino o abbassare, ovviamente, la fettuccina del colore, in maniera tale che scrivendo le lettere sempre alla stessa altezza, perché le lettere battevano sempre nello stesso punto, si poteva fare sia il testo rosso sia il testo nero. All'interno della scatola inoltre troveremo un foglio A4 con una lettera scritta personalmente da Thomas Kirk Christensen, che è la quarta generazione di Christensen e che è diventato il nuovo presidente del gruppo Lego. Oltre ad essere stata scritta da lui, è stata anche firmata da lui. Non sappiamo, però ci resta da sapere, se ha firmato di suo pugno tutti i fogli messi all'interno delle scatole oppure semplicemente è stato fotocopiato. Questo spettacolare set uscirà il 16 giugno per tutti i clienti VIP, mentre il 1 di luglio per tutti gli altri, ad un costo di €199,99. Non è sicuramente un prezzo basso, ma considerato il numero di pezzi e l'oggetto che poi ci rimane a grandezza naturale, è sicuramente il prezzo giusto per questo tipo di set. Ricordiamo infine che il progetto originale è stato presentato dall'inglese Steve Guinness ed è rientrato appunto nella Third Review 2019 assieme ad altri progetti nostrani molto interessanti, che purtroppo non sono passati in un caso e nell'altro sta prendendo un'altra strada, che sono appunto il Planet Express di Futurama creato da Nicola Stocchi e il Winter Chalet di Sandro Damiano, che, come dicevamo, ha preso un'altra strada, ovvero quella del Bricklink Designer Program, e che fra qualche settimana, direi circa un mesetto, potremmo vedere sul sito di Bricklink per poter essere poi preacquistata.
Per cui ricapitoliamo: Lego Ideas Typewriter, codice del set 21327, 2079 pezzi, in vendita dal 16 giugno per i clienti VIP e dal 1 luglio per tutti gli altri a 199,99 €. Se ti è piaciuto il video e hai apprezzato appunto il lavoro, mi raccomando un bel mi piace qui sotto e attiva la campanellina per non perdere le notifiche sulle prossime news del mondo Lego e su tutti i prossimi rumors. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!